Era questa la rappresentante di lista con Amare dal Sanremo 2021. Ma che belle che sono queste canzoni che arrivano sempre dopo, da febbraio, siamo in aprile e io te l'ho messa in playlist perché bella, è molto bella. Andiamo subito col prossimo ospite. Certo. Ma quante volte si sente dire basta ai programmi di cucina in TV? Forse tante, troppe. Nonostante questo però noi di Radio Fa Buon Sangue abbiamo fatto di più. Siamo gli unici ad avere il miglior chef al mondo. Vito si chiama, con la sua rubrica Chiamiamoci Addosso. Ma cuciniamoci addosso, perché ci cucina, caro Filippo. È vero, scusate la mia dislessia. Beh, che ci accompagna nella sua cucina per degustare le migliori ricette. Riuscirà a farcele vedere e assaporare? Ma vedere non lo so, neanche assaporare. Buonasera. Buonasera, signor Vito. Buonasera, buonasera, dai famosi piatti, ristoranti, vieni anche tu senza tabù, ecco voi una bella ricetta. Oh, bene, partiamo subito con la ricetta perché così andiamo presto e bene, che dobbiamo far capire i nostri ascoltatori. Dai, vai. Certo, io voglio solo sapere, chi non ha un hamburger in frigo tra gli amici, una bella hamburger, chi non ce l'ha? Chiediamolo anche a Filippo, tu ne hai? Gli hamburger tra amici? Ne hai, forse. Ne hai frigo, in frigo, ne hai. Diciamo che ne abbiamo, dai, così lo accontentiamo. Ecco, bene, beh, ma va bene, va bene. Allora, ma stasera parliamo dell'anatra di Piera di Sé. Certo. Sì, per forza, che va per l'aia tirandosela, ecco. La stendiamo un po' di qui, un po' di qua, un po' di qua, la svuotiamo dai pensieri pesanti, perché sai, tanti pensieri, e la rendiamo partecipe al proprio destino, servendole un prosecco di colagù, ecco. E tratto un caldo e viceversa, gli facciamo decantare gli ultimi canti con effetto placebo. Qua, 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 qua. Beh, insomma, già dall'altra volta mi sembrava un po' strano sto chef. Comunque iniziamo bene. Senta chef, abbiamo un dubbio sempre, perché da come inizia, ma lei è in cucina? Non si vede, ma si sente rumore di pentole, sente da lontano, attenzione, neanche, che bolle. Neanche il rumore di pentole, non legge. Certo, ma si sente da lontano, attenzione, che bolle è arrivato, bolle è arrivato, il bolle chi è arrivato? Chi è arrivato? Roberto Bolle, prego. Ma non è possibile, dai, vada per non dire qualcos'altro con gli ingredienti, dai. Sentiamo la ricetta. Mettiamo a soffriggere delle patate, sa, le patate, dalla terra alla cucina, piccola, grossa, alta, bassa, gialla, rossa e mora la patata e regna sovrana. Scusi, abbiamo sentito bene, ha detto mora la patata. In tutte le salse, in tutte le gambe, pieno di certezza, con precisi confini, aggiungendo delle spezie speziate, sa? Sale pepato, del prezzemolo di biandate, e aggiungiamo dell'alloro, a noi, al voi, tutto a fuoco lento per una durata di tempo, un giro su noi stessi. Ma chef, che sta facendo? Sta ballando, scusi. Sì, stavo ballando con bolle. Senti, attenzione, mescolate i piselli, mi imbellite lo scorfano e prendete nota senza scrivere, per favore. Scusi, ma adesso io veramente non perdiamo tempo. Per quante persone questa ricetta? Alla perché io mi sono già stancato, scusi. Alla portata di tutti, se venite anche voi, siamo in 7, Urbi e Torbi, 14, ci spostiamo. Ci spostiamo nella zona cottura, dai, forza. Dai. Quale zona cottura, Filippo? Non vediamo niente, no, siamo in radio. Vabbè. Ma chef, ma lei ha capito dove siamo, sì o no? Venite pure, non vi fate prendere dal pane panico, signor Enrico e Filippo. Forza, mi mettete Maria al bagno e i finocchi. Giriamo i finocchi? Qui prendiamo degli organetti dell'anatra e li facciamo scottare scazzando uno scalogno bene e aggiungiamo della zuppa del Monaco che va installata sotto coscia, sotto scella dell'anatra, tamponandola fronte e retro. Se può, signor Enrico, mi fa un'offerta alle acciughe che sono rimaste al verde. E se può, Filippo, mi legge il fumetto di pesce, guardi cosa dice, e mi rinocciola le olive. Rinocciola le olive. Questa è alta cucina, caro Filippo. Secondo me è una cucina sperimentale. Altissima cucina. È una cucina. Prova tu a rinocciolare le olive. Infatti, è una cucina sperimentale che abbraccia vari generi: il pop, il funky, il blues, il line, il mix, il trance e scots.
Senta, deve essere più chiaro, perché qua è a casa, stanno prendendo appunti, scusi, e insomma ci dica almeno le proprietà qualitative di questa ricetta, perché qua non ci capiamo veramente niente. Accendiamo il forno a 90 gradi e ingravidiamo bene bene la nostra anatra, aggiungendo del Chianti chinato a 90 gradi di pendente. Intesi Enrico e Filippo, eh? Intesi? Sì, volevo capire cosa sta facendo. Nel casino fa. Ha mai pensato di giocare con in un campo d'olio? mi sapete dire quanto spread vanno i limoni? Fate una cosa, aggiungete delle uova su Facebook e chiedete l'amicizia alle cozze. L'amicizia alle cozze non si può sedere. Io, guarda, Filippo, io metterei anche giù adesso, Ok, ma se vuole vincere la tagliata, se vuole vincere la differenziata, scegliete voi dove buttarli. Scusate. Io non ho imparato niente, tu Filippo? No, proprio niente. Scusi, ma lei sa fare questa ricetta oppure no? Perché adesso mi viene il dubbio. Vabbè, volevo dire due parole, ma me le sono mangiate. Va bene, la salutiamo, caro Vito, il nostro chef più bello del mondo. Bello, non lo so, il più buono sicuramente. Ciao! Vito Garofalo, andiamo con il prossimo Billy Idol.